Un migliaio di persone ieri sera hanno partecipato alla fiaccolata che si è svolta a Campagna per ricordare i due carabinieri, Francesco Ferraro e Francesco Pastore, deceduti dopo un tragico incidente stradale avvenuto sabato notte lungo la statale 91, dove un SUV ha travolto l'auto in cui erano a bordo i due militari. Dopo la fiaccolata è stata celebrata la Santa Messa in suffragio dei due carabinieri nella cattedrale di Campagna. Presenti il colonnello Filippo Melchiorre, comandante provinciale dei carabinieri di Salerno, il prefetto di Salerno Francesco Esposito, il questore di Salerno Giancarlo Conticchio e molte altre autorità. Sono passate pochissimi istanti e quindi i sentimenti sono immutati, però è chiaro che oggi essere qui e vedere tutta questa partecipazione è molto importante per noi, ma soprattutto per i familiari di Francesco Pastore e Francesco Ferraro. Alcuni sono qui presenti, altri sicuramente sapranno di questo momento e quindi cerchiamo in questa maniera di dare un po' di coraggio. Indubbiamente l'impegno resta costante. In questo momento, oltre che essere vicini ai familiari, siamo vicini anche al carabiniere Paolo Volpe, che è ricoverato in ospedale. Fortunatamente le condizioni sono abbastanza positive, quindi dobbiamo essere vicini anche a lui, perché siamo consapevoli che quello che sono le sue ferite fisiche sono anche ferite del suo corpo, e cercheremo ovviamente di rendere con la nostra vicinanza queste ferite più lievi. Non poteva non esserci, dopo la giornata di ieri, i funerali svoltosi a Manfredonia a Lecce, insomma, non poteva la città, non poteva non rispondere a questa risposta. Tre considerazioni. Lutto che ha colpito due giovani, sono due giovani cittadini della nostra città, senza togliere nulla ai paesi di origine. Due valorosi giovani che servivano lo Stato, servivano in base alla Carta Costituzionale, servivano la sicurezza, la legalità nella nostra città. E non può non esserci la vicinanza e il dolore alle famiglie colpite e all'Arma dei Carabinieri. L'Arma dei Carabinieri è tutti i 108.000 uomini, donne che servono lo Stato per garantire sicurezza e legalità. Questa città si schiera, è sempre stata schierata, si schiera non da stasera, da sempre, non poteva non esserci questa manifestazione di affetto, di stima, certo, profondo dolore, non sarà cancellato. Due giovani hanno perso la vita nella nostra città. Ricorderemo, faremo ulteriori considerazioni per lasciare traccia, memoria e ricordo di questi due valorosi giovani. C'è stato un abbraccio straordinario di tutta la comunità, una vicinanza delle istituzioni, e io mi auguro che questo davvero possa servire a trasformare il profondo, immenso, indicibile dolore dei loro familiari per la perdita dei loro cari in un impegno che possa servire a testimoniare i valori e i sentimenti di questi due ragazzi, valori di servizio, di giustizia, e soprattutto di solidarietà. La comunità di Campagna è molto presente, è un segnale forte anche per stare vicino alle istituzioni. È un segnale importante soprattutto perché in questo momento non solo sta vicino alle istituzioni, ma davvero crea una perfetta sintonia con le istituzioni che hanno bisogno, va bene, del supporto, dell'apporto della comunità per svolgere al meglio il loro lavoro, soprattutto quando si tratta di garantire la sicurezza su un territorio e di esporsi continuamente a rischi che possono naturalmente interessare nei momenti più impensabili e più imprevedibili i loro uomini, i loro rappresentanti. In questo caso l'Arma dei Carabinieri, a cui rivolgiamo tutti quanti un caloroso e affettuoso abbraccio e diamo la testimonianza della nostra vicinanza.